Senta, ma quando la chiamano presidente? Responsabilità. Cosa farà nei primi 100 giorni? Non mi spingete. Non spingete, ma che cazzo? Allora, ragazzi, lo stato di consistenza del deficit e del debito per sapere qual è il dies a quo e poi una norma immediata che faccia più facile la vita delle imprese e al pari, in termini di priorità, accelerare la risposta del sistema sanitario alla domanda di salute delle persone abruzzesi, in maniera tale che nessuno conosca più la difficoltà della lentezza e della introvabilità dell'immediatezza della salute in Abruzzo. Sì, agli abruzzesi cosa dice? Allora, io mi aspettavo di vincere con consistenza, perché ho girato in lungo e largo, ho fatto 16.000 km di ascolto. Ho girato ogni piazza, ho incontrato tutti coloro i quali avevano o disagio, o speranza, o interesse, o desiderio, o bisogno. Quindi ho incontrato l'Abruzzo. E l'Abruzzo che vale, che è quello delle persone, delle famiglie, dei giovani studenti, dei malati, dei volontari, delle imprese, mi ha detto che si aspetta più valore da parte della pubblica amministrazione. Ai suoi avversari cosa dice? Che è stata una campagna elettorale impegnativa, dura, mi aspettavo più consistenza sul piano tematico. Alcuni hanno voluto scommettere sulla rabbia, sulla cattiveria e poi i risultati sono quelli che ma sono. Ma quindi ha vinto lei o hanno perso gli altri? Ma io credo che abbia vinto la voglia di un Abruzzo migliore di prevalere. Senta, meno metafore però? Ma io non ci riesco a rinunciare perché vengo da un piccolo paese dove la battuta, l'ironia e la metafora aiutano anche rispetto alle difficoltà di vita di quel piccolo paese. Renderemo spedita la funzione di ausilio della regione a favore dei comuni e della ricostruzione. Quello che è certo è che oltre alle mura aiuteremo anche le imprese a ripartire. Una Aquilano sarà il suo vice? Renzi l'ha sentito. Mi hanno chiamato in tanti, oggi non ho risposto perché sono stato in un convegno. Sì, ma Renzi l'ha chiamata? Ho trovato tante telefonate del partito, tante, dalla direzione nazionale. Ho fatto a tempo a prendere soltanto la telefonata adesso di Andrea Orlando, mi ha chiamato tanti dalla direzione nazionale, però adesso le rifaccio tutte. Quale convento? È difficile vedere D'Alfonso commosso però. Ma io ho avuto tanto dolore alle mie spalle e anche qualche giorno fa ho rischiato di perdere un familiare caro, per cui non mi meraviglia più nulla, tant'è che dico sempre che ciò che costituisce per me motivo di paura è o il tumore o la frana. È una vincita o una rivincita? Ma semplicemente una grande energia dedicata a favore di questa regione, non vedo l'ora di poterla aiutare. Senta, che non dedicherò un minuto al di fuori del perimetro dell'impegno amministrativo e politico, saranno 5 anni tutti dedicati per dichiarare guerra ai problemi della Abruzzo. Senta, i processi ancora aperti la preoccupano? Però ci dobbiamo mettere d'accordo qua. Assolutamente no, perché ascolto quello che mi dice il mio avvocato, che tutto quello che resta è svilito dalle sentenze assolutorie precedenti. Senta Presidente, parliamo di politica, dunque il PD più 8 liste d'appoggio, la sua giunta, non le chiedo se l'ha già pensata, ma siccome lei è uno che si porta avanti col lavoro, ce l'ha più o meno presente, atteso, se è atteso, che un Aquilano sarà il suo vice? Io non conosco neanche i risultati elettorali, oggi ho letto in maniera approfondita soltanto la vita di San Filippo Neri. Ma si aspetta la santificazione? Mi aspetto soltanto di potermi concentrare sui problemi della vita. È arrivato con suo figlio? Sì, Francesco Fiottino, che sta lì. Che è l'unico a favore della mia candidatura, per il resto sono in minoranza in famiglia. Sì, addirittura. Vabbè, saranno contenti adesso, immagino. Ma mia moglie è assolutamente contraria, mia perché? Figlia Benedetta contraria e a favore Francesco Cetteo e con un consenso in cammino mio figlio grande Luca, perché loro mi vogliono più dentro casa. Confermata la prima visita sì, ad Atri sì. Domani andrò a dare un saluto ad un grande presidente di regione che ha avuto questa comunità, che è Emilio Mattucci. Lo ritengo un regionalista autentico. Cos'è la nuova DC che va dalla vecchia DC? No, semplicemente una persona che sapeva esattamente di cosa si tratta l'ente regione. E poi rivolgerò anche un pensiero ad un mio maestro di impegno politico e anche di buone letture, che è Luciano Russi, lettore del mio servizio. La prima cosa che farò da presidente? Scriverò una lettera a tutti i dirigenti e capi servizio per conoscere lo stato della consistenza del deficit e del debito e le situazioni potenzialmente debitorie. Ho sempre fatto così in qualsiasi ente. Presidente, Renzi cosa gli direbbe?
cosa gli dice adesso. Gli sottoporrò l'emergenza dell'Aquila e l'emergenza anche del risanamento dell'inquinamento di Busto. Senta, ma lei presidente adesso finalmente sente anche la questione RAI, sedi regionali, quindi sede Abruzzo con un suo problema? Io appena sono diventato sindaco nel 2003 mi trovai con una bombola che esplose contro il palazzo RAI di Pescara. Adesso mi trovo con un problema e per questo non sarò indifferente. Sì, perché ho conosciuto l'Abruzzo in lungo e in largo, l'ho girato questo bellissimo territorio e ho trovato tanta voglia di amministrazione, tanta voglia di supporto nei confronti delle imprese, degli studenti, delle università, dei volontari, e sulla base di questo ho sempre avuto fiducia, qualche volta in trasmissione l'ho anche detto. Ha già pensato a un vice? No. Perché un entusiasmo così misurato? È frutto dello stress oppure... Ma perché sono particolarmente, come si può dire, preso dalla fatica precedente. Adesso devo ancora prendere le misure, che non conosco neanche i numeri. Sono appena arrivato. No, perché ancora mi rendo conto. Mio figlio mi ha tenuto informato negli ultimi 5 minuti. Una fetta del suo partito non era d'accordo. Non mi risulta. Io ho sentito un sacco di storie, tipo che non sarei stato candidato, che alla fine non so che sarebbe successo. Ho capito che anche per un pezzo della informazione, più che i fatti, la verità dei fatti, ho appreso che c'è la cosiddetta notiziabilità. Sto studiando che significa.